possibilità di vincere c'è assolutamente, anche perché i sondaggi, come ha detto qualcuno del luogo, servono più a fare arricchire i sondaggisti che avere una sostanza. Io sono convinto che il Partito Democratico sarà il primo partito in Italia, che sarà il primo partito in Irpinia, largamente il primo partito in Irpinia. Noi siamo fiduciosi perché credo che abbiamo una credibilità, siamo sempre stati sul territorio e credo che il territorio ci premierà per il lavoro svolto. Qui il confronto è tra due persone, Maurizio Petracca e Gianfranco Lodondi, parliamoci chiaramente. Questa legge elettorale, insomma, per come è fatta, il 70% dei parlamentari già eletto. Le partite si giocano sui collegi uninominali, tra il centro-sinistra e la destra. Sul territorio ci sono due candidati, uno che lavora, vive, ha mosso i suoi primi passi in politica e continua a farlo e continuerà a farlo qui, e chi non si vede da 30 anni, questa è la differenza. E quindi, insomma, non condivido neanche la sua posizione, che ho ascoltato, che noi siamo semplici segnaposto. Insomma, questa rappresenta l'idea e la deriva della politica, un'idea tutta chiusa nel palazzo che non ha contatti con la gente. Io credo che Rodondi, per arrivare in Alta Irpinia, debba chiedere a qualcuno, debba usare il tom-tom. È un percorso che dura da parecchi anni. Io sono stato sempre un sindaco di centro-sinistra negli anni passati. Sono stato candidato per le liste di De Luca presidente, quindi il mio orientamento per centro-sinistra era sempre conosciuto e risaputo. La tentazione, e purtroppo nella vita fanno fatte anche delle valutazioni. Io sono di Benevento, nato a Benevento, ma sono cresciuto anche dal punto di vista qui ad Avellino, dal punto di vista proprio lavorativo, quindi comunque la gente a cui mi sono rivolto è stata sempre gente di questa provincia, e più di quanto possiate immaginare. Raggiungere tutti quanti i posti della provincia per me è molto più semplice rispetto a tutte le altre persone. Penso che non c'è nessuna persona della provincia di Avellino che conosce le mulattiere di Avellino meglio di me. Comunque rimango sempre medico e rimarrò sempre medico, quindi questo è per rassicurare le persone. E poi uno può essere diversamente utile anche in tanti modi, legiferare dal punto di vista sociale, dal punto di vista medico, quantomeno anche per proteggere le classi più che hanno necessità, che ha bisogno, tipo che può essere la persona che ha un tumore o quantomeno c'ha una carenza, è una cosa più importante. Questo possiamo fare veramente molto di più rispetto al lavoro diretto sulla persona. Possiamo fare tanto e meglio anche.